Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Non riesco a togliermi dalla testa Born to be Abramo di Elio e le Storie Tese. Mannaggia, è proprio una canzone che mette allegria e buon umore. E ci vuole allegria e buon umore, cari amici, voi che siete lì in attesa di scoprire a che ora arriverà l'annuncio di quello che sarà, insomma, in un senso o in un altro. È chiaro che più si avvicina, come tutte le cose che finiscono, più si avvicina alla loro fine e più le sparate sono da un lato e dall'altro sempre più grosse, no? È come quando finisce, come si dice, che quando finisce un impero le malefatte degli imperatori e dei suoi sodali sono sempre più grosse. E come si avvicina a questo fantomatico 30 giugno abbiamo letto di tutto, fine. Io non voglio parlare di questa cosa perché non possiamo far altro che aspettare, poi quando avremo l'ufficialità commenteremo la cosa. Io oggi voglio dedicare questo nostro viaggio insieme, perché poi alla fine è un modo per stare insieme e farci compagnia, a qualche cosa che ho letto oggi sul Milan e che devo dire mi ha fatto un po' disprezzare questa cosa della libertà di pensiero e di parola per tutti, che è una cosa che non lo so, forse andrebbe rivista, ma anche nel mio caso, non mi levo dalla valutazione. Però quando leggo, ad esempio, che questo comportamento delle nostre dirigenze, eccetera, ha preso a martellate lo scudetto vinto un mese fa, io sinceramente faccio questa faccia, guarda, cioè, per quale motivo io dovrei... non dovrei essere felice? Per quale motivo dovrei pensare che quello che è stato e basta, e adesso devo essere solo arrabbiato per una situazione che poi sinceramente si lega alla seconda parte di questo video, che poi sinceramente è una situazione della quale noi non sappiamo nulla di niente. Se già sui nomi dei calciatori poco si sa, figuriamoci su queste cose, niente di niente. Pare addirittura che nessuno sapesse che Gazidis fosse a New York, che sia rientrato oggi, o comunque oggi era a casa mia, per cui potete solo immaginare questa cosa, no? Ecco, allora, martellare niente, noi abbiamo vinto il campionato, siamo campioni d'Italia, è stato un viaggio fantastico, è stato un qualcosa di eccezionale, di bellissimo, di meritatissimo, che ne dicano Cialanoglu vari, è stato meritatissimo, bellissimo e fantastico, e questo resta. E poi, per quello che sarà il futuro, vediamo, lunedì comincia la stagione, vediamo che cosa succede. E questa è l'altra cosa, perché? Perché oggi un noto giornalista che parla in televisione ha detto che non ci siamo, che lui vede la Juve e l'Inter più avanti del Milan. Cercando di trovare le parole più adatte, no? Come nei baci Perugina, le parole più adatte per commentare questa cosa, fermo restando che ovviamente ognuno ha la libertà di pensarla a modo suo e di, come dire, intendere il calcio, capire il calcio a modo suo. Spesso si sbaglia, perché in fin dei conti, non essendo una scienza esatta, se mai una scienza esatta esista, la topica è dietro l'angolo, si esprime un parere. Però ecco, una cosa che ho imparato a fare nel corso di questa avventura è quella di, come dire, prendere un attimo le precauzioni giuste per evitare di spararle grosse. Perché? Perché dire in questo momento che l'Inter e la Juve sono più avanti rispetto al Milan è una cosa che non è vera. Ma non è vera perché? Perché in questo momento le squadre... Allora, facciamo velocemente il riassunto delle puntate precedenti. Il Milan è campione d'Italia, ha un bilancio a posto, che non vuol dire niente in senso assoluto, ma vuol dire diciamo così, nell'idea di una sostenibilità sempre più necessaria, per ragioni anche esterne che capiremo col tempo. Ha vinto il campionato, ha una squadra mediamente molto giovane e che quindi, diciamo, tendenzialmente può avere un grafico che punta verso l'alto, ha una progettualità che speriamo tutti di veder confermata in queste ore, e quindi per quale motivo dovrebbe partire dietro a l'Inter, che è una squadra sicuramente forte, è una squadra che ci ha conteso il titolo fino alla fine, che merita il nostro rispetto perché si rispettano sempre gli avversari, ma che è arrivata seconda,
che deve comunque fare delle operazioni in uscita per poter finanziare il mercato in entrata, perché a differenza nostra, diciamo, non ha un bilancio che le consente di non vendere qualche pezzo grosso per acquistare altri pezzi grossi, fa, e questo non è un male, è solo una strategia, ma fa delle campagne acquisti mirate molto all'immediato e non al progetto. E la Juve, che è arrivata in doppia cifra dietro di noi abbondantemente, mi pare, adesso non mi ricordo neanche quanti punti è arrivata dietro di noi, comunque è arrivata parecchio dietro di noi, ha una squadra che deve essere rifondata, a detta dei giornali, e non a detta di Rinaldo Morelli, a detta dei giornali, perché tutti scrivono che deve arrivare questo, questo, quello e quell'altro, perché se no si rifà il campionato dell'anno scorso. E beh, chiaro, una squadra che, con tutto il rispetto, ma ha un centrocampo come quello della Juve, ne parlavo anche ieri sera, non può essere considerata una squadra competitiva per lo scudetto. Ad oggi la situazione è la stessa, perché mentre per l'Inter è arrivato Lukaku e per noi è arrivato Righi, e l'Inter ha fatto anche le visite mediche di Aslani oggi, comunque l'Inter e il Milan, noi abbiamo Adli, tanto per dire, quindi siamo lì, la Juve non è arrivato nessuno, anzi si parla di vendere De Ligt. Perché? Perché anche loro hanno una rotta, diciamo, hanno una progettualità diversa dalla nostra, simile a quella dell'Inter, e che quindi li porta ad avere una programmazione che non va nel medio periodo ma va nel breve periodo. Fine. Allora, sulla base di cosa, di quale dato oggettivo il Milan sarebbe indietro rispetto all'Inter e rispetto alla Juventus? Non lo so, sinceramente non lo so, perché non capisco come, perché vedete, un conto è, ripeto, il rispetto, io rispetto tutti gli avversari. Poi una squadra mi sta più simpatica, una squadra mi sta meno simpatica. Sapete che io per la Juve non ho molta simpatia, ma come tanti juventini non hanno simpatia al Milan, è una questione così di storia. Ecco, però con questo non voglio dire che se la Juve dovesse fare una campagna acquisti seria, costruendo una squadra seria e andando ad analizzare la rosa, ci rendessimo conto che è stato fatto un buon lavoro, non avrei nessun problema a dire ho paura che la Juve quest'anno sia molto forte rispetto a noi, che sia passata sopra, che si sia migliorata tanto da poter essere più forte di noi. Ma la stessa cosa con l'Inter. Ma quando io un'estate fa, anche un'altra canzone che potrebbe inchiodarsi nella testa, quando un'estate fa dissi, attenzione, io credo che il Milan non abbia nulla per impedirci di lottare per vincere il titolo. Vi ricordate il famoso video? Perché poi tutti tirano fuori quello su Rangnick, che ormai appartiene al paleozoico, grosso modo, no? E va bene. Però in pochi fanno riferimento a quel video là, dove io ho espresso la mia opinione dicendo, secondo me il Milan sarà competitivo perché ha un progetto che continua, con lo stesso allenatore, con gli innesti di alcuni giocatori che hanno rinforzato la squadra, perché Maignan è rinforzata, Giroud è rinforzata, e quindi, ecco, se quest'anno le cose dovessero andare diversamente, io sarò il primo a dirlo, ma bisogna fare un'analisi oggettiva delle cose, bisogna fare un'analisi lucida, non si può sparare così perché forse la persona che ha detto questa cosa, il Milan non sta molto simpatico, visto che già ha preso cantonate pochi mesi fa, diciamo che perseverare è discretamente diabolico, oltretutto parlando del Milan ha anche un senso il fatto che sia diabolico. Quindi io sinceramente continuo a vedere un Milan avanti. Poi è ovvio che l'Inter con Lukaku ha fatto un acquisto importante, perché non un prestito importante, perché Lukaku è un giocatore che in Serie A fa la differenza, lo ha già dimostrato, conosce l'ambiente, ma anche noi abbiamo preso un ottimo giocatore che è Origi, e sorprenderà tanti, ne abbiamo parlato questa mattina. La Juve niente ancora. Allora, se tu mi dici che quest'anno, innestando un Di Maria e perdendo un De Ligt, perdendo Chiellini e girando con Rabiot, McKennie, Locatelli e Arthur, è più forte del nostro, ma è più forte anche di quello dell'Inter, abbiamo proprio modi diversi di intendere il calcio. Poi però, insomma, i risultati, come dire, danno un po' più ragione a noi che a loro. Ecco, ciao.